ready for a miracle? Tell me, are you ready for a miracle? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for a miracle? Le mani di Giovanni sono un po' ruvide perché la zappa è dura, ma i pensieri volano via, vanno da Don Calosso, dove trovano gioia e serenità. Ma un brutto giorno Giovanni viene a sapere che Don Calosso, improvvisamente, si è sentito male in modo grave. No, no, non voglio. Perché? Gesù, Maria, aiutatelo, vi prego. No, no, arrivo, arrivo. Giovanni, Giovanni! Questo cuore non vuole andare più avanti. Il santo sacerdote, sentendosi in fin di vita e vedendo in Giovanni un disegno ben chiaro di Dio provvidente, consegna al giovane la chiave di un cassetto dove è raccolto un discreto gruzzolo di denari, raccomandando di utilizzarli per i suoi studi. Giovanni, prega, prega, prega. Non lasciatemi, Don Calosso, non lasciatemi. Oh, quanti soldi! Con questi soldi si può studiare, ha detto Don Calosso. Tu sei il ragazzo che studiava con il povero Don Calosso? Sì. Sai qual è la chiave della piccola eredità che il santo sacerdote ha riversato a noi, tuoi parenti? Giovanni diventa rosso. Eppure Don Calosso è stato chiaro nelle sue ultime volontà. Quei soldi dovevano servire per lui, per studiare. Ma guarda, se io devo dannare l'anima per 4 soldi... Prendetevi pure quei denari, tanto è lo stesso. Bravo, grazie. Il buon Dio mi aiuterà. E adesso come faccio? La bella signora ha detto cose meravigliose nel sogno, ma adesso non ho più niente. Avevo un amico che mi aiutava e ora non ce l'ho più. Vieni a darmi una mano, muoviti, libri, 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 sempre libri, guarda me, sono diventato grosso senza libri. Antonio, lo vedi quell'asino? Guarda quanto è grosso e non ha mica letto libri. Birbante che non sei altro, scansa fatiche, se ti acchiappo vedrai, vedrai cosa ti faccio. Tanto non mi prendi, non mi prendi, non mi prendi. Giovanni, su, dai, dai. Mamma, mamma, va tutto storto. Dai, su, il buon Dio ci aiuterà e la Madonna ci sarà sempre vicino. Dobbiamo avere fede, figlio mio, tanta fede nel buon Dio. Guarda come piove, mamma. La pioggia, il bel tempo, sono regali del buon Dio. Gli dobbiamo sempre gratitudine. Non offendiamo mai la bontà di Dio, figlio mio. Come i fiori raccontano la bellezza del prato, così i pensieri raccontano la bellezza di chi ha creato il prato. Il pensiero di Giovanni viaggia all'unisono con il pensiero di sua mamma. E il pensiero di mamma Margherita nasce dal cuore, che sa raccontare l'amore di Dio nelle cose e nei fatti di ogni giorno.